buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Okay. Io sono Ali. Io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Come avete visto dal titolo, finalmente siamo tornate con la nostra fantastica e mega Stationery Collection. Ce l'avete richiesta veramente in tantissimi, perché la nostra ultima risale circa a più di 6 mesi fa e veramente è lievitata, cioè è diventata gigantesca e quasi la nostra scrivania non riesce neanche a contenerla. Infatti abbiamo fatto tantissimi haul sia di Stationery Pal che Culture Hobby, Color Book su Instagram, un sacco di nuovi articoli che vogliamo farvi vedere. Abbiamo fatto anche un ultimo desk tour uscito poco tempo fa, in cui vi mostriamo la nostra postazione in cui c'è tutta questa bellissima cosettina di calcioleria. Sì, veramente, ma piccolissima parentesi, queste sono le mie nuove unghiette. Sono veramente bellissime. Sono super particolari, color bianco lattiginoso e poi delle sfumature azzurre. Sono davvero stupende, super mega approvate. Nulla, non vediamo l'ora di mostrarvi tutta la nostra cancelleria. Volevamo dirvi che ci saranno 2 video about Stationery Collection, perché un video non sarebbe stato sufficiente, sarebbe durato tipo 40 minuti e anche quindi no. Immaginate già. Nei 2 video abbiamo diviso le varie categorie della nostra Stationery Collection e saranno veramente gigantesche. E nulla, direi subito di iniziare. Esatto. Nel video di oggi vi mostreremo 5 categorie e le altre ve le mostreremo nel video di appunto giovedì. Iniziamo con le fantastiche penne a gel. Poi proseguiremo con le nostre penne di fiducia, tipo quelle di scuole. Pennarellini a doppia punta, quindi da una parte evidenziatori e dall'altra pennarellini più sottili. Gli evidenziatori, sia della Stabilo che di qualsiasi altra marca. Questa categoria veramente sarà mega gigante. E termineremo con una mini categoria dedicata agli stickers, dato che secondo noi sono super mega carini e cute. Esatto, e abbelliscono i nostri schermi. Quindi direi di iniziare subito dalla prima categoria, ovvero dalle penne gel. Prima di iniziare con le varie categorie della Stationery, volevamo presentarvene una micro categoria e saranno 2 prodotti novità sul nostro sito di e-commerce. Infatti, se siete nuove, io e Auri abbiamo un nostro sito di e-commerce che si chiama www.aliaurichannel.it, dove vendiamo sia i nostri prodotti logati, personalizzati, che i prodotti must have. E questi due sono, diciamo, in realtà una fusione che aggiungeremo sul sito giovedì alle ore 18 e saranno appunto disponibili a partire da quell'orario lì, da quel giorno lì. Prima non ci saranno appunto, quindi mi raccomando, attivate tutte le svegliette belli e belli belli. Sono 2 prodotti bravi che in realtà abbiamo consigliato, straconsigliato in davvero moltissimi tantissimo video. Io e Auri abbiamo un metodo digitale a scuola, per cui prendiamo appunti con una bellissima pennina e un bellissimo iPad. Sul nostro sito ci saranno disponibili 2 tipi di penne, che sono quelle che abbiamo in mano, la P6 e la P3 Pro. La P6 è la penna che uso io giornalmente ed è fatta così, dopo vi faremo vedere anche la cosa bellina. Ed è una penna che va bene per iPad di generazione. P3 Pro, che è molto simile fantastica alla P6, ma mentre con la P6 si può appoggiare il polso mentre si scrive, con questa qua no. E questa va bene per tutti i tipi di dispositivo: telefoni, tablet Huawei, Samsung, iPad. Se avete degli iPad nuovi, vi consigliamo comunque di prendere una P6, perché si può appoggiare il polso. Se avete degli iPad un po' più vecchi o degli Android o tablet o qualsiasi cosa, infatti uso questa qua e mi trovo veramente benissimo, perché sembra in realtà un Apple Pencil ma non lo è. E la cosa bella è che sono logate, cioè è scritto alla fine della penna Ali Auri Channel con il nostro logo. Con queste qua ci viviamo giornalmente, ma sono logati, quindi lo rendono benissimo, ancora più unico e speciale. Ve le straconsigliamo dal cuore e adesso che sono logate sono ancora più belle di prima. Non è finita qui la novità, perché queste fantastiche pennine non potete portarle a scuola così, ma no, che fai? Se le privi, se rovinano, poverine, diventano nere anziché rimanere bianche. Io ho la cover per iPad che c'è sempre sul nostro sito, in cui c'è anche il portapennina. Astuccetti per le penne per l'iPad o cioè, il tablet sono fantastici. Rosellino, molto carino. L'arancione, che ovviamente è quello che utilizzo quotidianamente. Il nero e un bellissimo grigio elegantissimo. C'è l'elastico, perché appunto si può mettere dentro la cover dell'iPad. Cioè, ed è fantastica, perché appunto la penna ci sta perfettamente. Qua puoi anche metterci delle punte di ricambio. Infatti nella scatolina della P6 c'è anche una punta di ricambio e anche della P3 Pro. E qui c'è sopra un cosettino pure se la volete proteggere. E mi raccomando, iniziate a convincere i vostri genitori a farvi prendere un iPad per il vostro metodo di studio, perché veramente vi rivoluziona la vita con cui abbinare le nostre cover e le nostre pennine, perché veramente secondo noi è un must have da avere. Quindi vi aspettiamo giovedì alle ore 18 sul nostro sito per questo lancio. Alle 5:30 di quel giorno uscirà il video su YouTube della Stationery Collection parte 2, per cui vi aspettiamo anche in premiere e appunto vi ricorderemo di questo grande appuntamento. Lancio. E direi di iniziare con le varie categorie. Anch'io.
iniziamo appunto con la categoria delle penne gel. Le Papermate Ink Joy 0.7. Una delle penne migliori in assoluto a gel sul mercato. Io ne ho solamente una, ma mi basta, avanza, quando la finirò andrò a rubarne un'altra dalla Alice. Io invece ce l'ho di questi colori e sono veramente stupende. Ce l'abbiamo da un sacco di tempo, le adoriamo letteralmente. Scrivono da Dio Papermate, grazie per questo. Grazie per questo ben di Dio. Emoji. Ne abbiamo davvero tantissime e le adoriamo e compriamo o alla Rinascente a Milano o quando andiamo ad esempio a Venezia, ci sono negli store della Muji, oppure a Bologna su Stazionale Palla. Esatto, quindi eccole qui. Io ne ho sempre poche relativamente. Io invece ne ho un po'. Allora abbiamo di 3 modelli diversi. Le più basic in assoluto, utilizzo tantissimo il verde, ma anche l'azzurro e l'arancione non sono assolutamente male. E hanno una punta 0.5, infatti sono fatte così. Il bello è che hanno la cartuccia ricambiabile. Poi ho altre due tipologie. Questa qui è nera della Muji, presa su Stazionale Palla. Questa qui invece è azzurra. Mentre l'ultima, che ha anche Auri, ve la vedrete nella categoria successiva, fatta così appunto. Categoria sempre penne gel e tratto pen, che secondo me non fanno parte delle penne a gel, ma secondo la Secondo Rossi. Me sì, fanno parte delle penne a gel. Fateci sapere qui sotto nei commenti se secondo voi fanno parte delle penne a gel oppure no. Uno è normale, che è azzurro, abbiamo preso da Giustacchini e wow. E l'altro è glitterato, preso su Stationery Pal. Wow. Io invece ce l'ho di questi tre colori, presi da Giustacchini, molto carini. E i tratto pen sono una cosa in realtà molto scontata che utilizziamo tipo l'elementare, ma ragazzi, cioè, scrivono molto bene. Penne miste che non hanno un vero e proprio scopo. Io qua ne ho tante. Allora, abbiamo queste qui della Sarasa Zebra, che dicono che siano stupende. In realtà, secondo noi, hanno il tratto troppo piccolo. Esatto, è una punta 0.5. Ecco. Però comunque ci sta. Questa è presa su Stationery Pal. Argentato, dorato. Che io, ragazzi, ha una adoro. Sono della Sarasa e sono un po' più sobrie. E sono 0.5. Ma queste qua sono le mie preferite in assoluto. La apoteosi. Uniball Signo Broad. Prese tutte su Stationery Pal. Ragazzi, queste qua adoro. Sarebbero natalizie, ma io le uso tutte le stagioni. Queste qua le abbiamo prese nell'Holy Stationery Pan Painted Hybrid Milky. Alcuni ci hanno detto che si scrive su un tipo di cartoncino, viene fuori il pastello, ma in realtà a noi sembrano più flu che pastello. Questa penna è la Zig, e questa qua forse è la mia penna preferita in assoluto. È stupenda, meravigliosa. Presa su Stationery Pan e poi ci sono queste due che sono in realtà molto particolari. Un tratto doppio. Così finiamo le nostre penna gel che io ho in questo barattolino molto carino, preso da Giustacchini, e lavorare nella busta dei costumi. Direi di passare con la categoria delle penne quotidiane. Una è della Muji ed è a gel blu ed è uguale a quella mia, tipo violina. E ne ho due della Uniball. Queste qui le ho prese tutte su Stationery Pal. Sono fatte così, sono strabelle secondo me. Hanno entrambe la punta 0.5, quindi scrive molto preciso, direi. Poi la seconda penna, che è la mia preferita in assoluto, la stilografica. Veramente per l'Aurora. Questo è un classico, è così, e scrive in modo molto classico. E scrive un blu, perché ragazzi la penna è rigorosamente è la bambina dell'Aurora. È una penna rossa, che in realtà la sdoppiamo sempre, ma io lo utilizzo. Io non sempre la uso mai, io odio la penna rossa. Aurora, le penne rosse. Io le uso perché ho 6 anni, Alice. Questa qui è la Bookhorn 0.7, infatti mi piace molto perché ha la punta più grande. La punta 0.7 è... Queste qui sono quelle che preferisco perché preferisco la penna più cicciottina, appunto. A volte utilizziamo pure per fare le poracce le penne della Bic oppure le penne della Bic Tarocca, quindi proprio sì, quelle lì però le utilizziamo tipo per matematica, fisica. Le materie insomma un po' che mi piace. Esatto. Passiamo con la categoria delle penne a doppia punta. Qua ce ne sono veramente veramente tantissimi. Tra l'altro questo porta è di Culture Hobby, super carino. Iniziamo con una marca che abbiamo preso su Stationery Pal, che si chiama Dog A. Sono la brutta copia della Zebra, ma sono una brutta copia riuscita molto molto bene, direi. Io ce l'ho di questi colori qui. Wow. Allora ovviamente ne ha di più, e lei diciamo si butta anche sulle brush pen, mentre... che vedrete nel video di giovedì. Hanno da una punta l'evidenziatore, che scrive molto molto bene. Sono colori insoliti che ad esempio la Stabilo, la Faber-Castell non hanno. E dall'altra parte c'è il pennarellino, che è molto più sottile e sinceramente a me piace anche di più della punta evidenziatore. Il mio preferito è questo rosino qua, che scrive da Dio. Evidenziatori della Unipropus, presi su Stationery Pal. Una punta evidenziatore super particolare. In realtà abbiamo capito che è fatta così perché mentre sottolinei leggi le parole. Le parole, in realtà è una figata assurda. Sì, è molto diciamo strano, però funziona. Dall'altra punta questa penna qua, che è una sorta di penna gel, però scrive molto molto più chiaro rispetto all'evidenziatore. Però questo qua è molto molto valido. Sì, uno dei nostri preferiti. Una
altro evidenziatore che credo che lei non abbia, no. Si chiama questo qua Mark Plus, un evidenziatore, un pennarellino che in realtà è tipo grigino e penso serva per fare le ombre. E poi ho due evidenziatori doppia punta della Tombow, uno giallo e uno tipo azzurrino. Però quello azzurro è molto valido, devo dire, ha la punta azzurra di qua e la punta ha tipo penna gel di qua. Quello giallo non mi piace molto, devo dire. Insolito. Ho bocciato, sinceramente. Comunque noi vi ricordiamo che abbiamo il nostro codice di sconto di Stationery Pal del 10% agli Auri. Un altro pennarellino doppio è questo qua della Pentel. Che ho anch'io, è super strano. Esatto, perché è tipo ad acqua. Una forma strana. E di qua invece ha un pennarellino che è molto comodo, simile a quello della Tombow. Io ce l'ho verdino. E io azzurrino, ma dalla confezione sembrano anche uguali. Però in realtà non è vero. Ultima cosa della mia parte è questo Zebra Midliner, che da una parte ha l'evidenziatore e di qua questo pennarello che è leggermente più spesso rispetto a quello della Tombow e quindi si è rovinato. Io questo qui lo uso tantissimo e mi si è rovinata un po' la punta. Mentre io ne ho tantissimi. Allora letteralmente una pazzia per questi Zebra. Diciamo che confermo la teoria dell'Helios, è che hanno la punta un po' più spessa quella sotto e quindi si rovina più facilmente. Ma la punta evidenziatore e i colori che hanno sono top. Il mio preferito ovviamente è questo arancione, wow, stra-adoro. E anche questi due sono uguali e sono appunto, secondo me questo è tipo bellissimo. Sì, quello lì è molto bello, solo che è molto molto chiaro. Super mega valido. Approvati, direi. Finalmente eccoci arrivati alla categoria evidenziatori. E ne abbiamo veramente tantissimi, ma... E... La Stabilo sarà l'ultima che vi faremo vedere perché veramente sono tanti 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 tanti. Prima iniziamo con le marche un po' più random. Due tratto video pastel e un tratto video. Sono molto carini quelli pastel. Hanno la punta molto 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 grande, però scrivono anche molto 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 bene. Però sinceramente tra i due ovviamente la Stabilo vince. Preso su Culture Hobby. Molto molto carino. Poi ho questo qui della Stadler che si chiama Text Server Classic ed è fantastico. L'ho preso su Stationery Pal ed è morbidissimo, cioè... No, davvero morbidissimo. È morbidissimo. Ed è azzurro e lo riprenderei 100.000 volte. E invece abbiamo la marca che è la Faber-Castell. Questi qua piccolini sono molto, esatto, molto carini. Sono comodi da portarsi in giro perché non occupano tanto spazio. Ed hanno una bella punta molto allungata, devo dire. E abbiamo preso su Stationery Pal. Abbiamo questi qua. Della misura più grande, sempre della Faber-Castell. Io ne ho due pastello. Io ne ho invece uno solo pastello, uguale a quello dell'Aurora. Per sottolineare, sono un po' scomodi perché anche se sembrano pastello, sono scurissimi. E servono infatti più caldo per fare i titoli. Tre invece fluo, che sono questi qui, però non mi piacciono tanto. Io ho due tazze di evidenziatori della Stabilo. Io ho una tazza e questo. In questa tazza ho quelli fluo della Stabilo, che non uso molto spesso, ma sono comunque validi. Carini comunque. Quelli diciamo basic, mentre io qua dentro ho in realtà dei colori che ci sono anche nel set. E più questo qua, che è una sorta di evidenziatore. Caramella, super carino. Io la chiamo crema mani. E in questa tazza di Tiger ho anche un evidenziatore pastello riscorta. L'unico evidenziatore che non è pastello qua dentro è il verde, che in realtà è la della Ellie, solo che me l'ha gentilmente ceduto. È stata super carina cederglielo. Potrei darti uno dei miei fantastici zebra allora. E in questa tazza qui io ho appunto gli evidenziatori di pastello principalmente. C'ho anche un fluo giallo, un fluo rosa, un altro rosa bellissimo e questo azzurro che è molto molto buono. E adesso direi di passare con i set veri e propri. No raga, bellissimi, cioè top adoro. In realtà potevamo prendere quella 23, l'abbiamo fatto prima, ma non ci siamo arrivate. Allora abbiamo entrambi questo set mix, ossia pastel e fluo. Il nostro set preferito è questo qui, assolutamente bellissimo, della Stabilo, con tutti i colori pastello e i grigi. Sono ottimi per fare le ombre. Ci sono anche i colori nuovi, tra cui questo lillino, che devo dire che è uno dei miei colori preferiti della, sì, Stabilo. Sì, poi anche questo azzurrino qua. Stabilo per sempre nel nostro cuore rimarranno. Sì, appunto, dovete investire i vostri soldi su una marca, compratevi questa. Il kit da 23 su Culture Hobby con il nostro codice sconto e vivrete la vostra vita felici, carini e coccolosi. Last but not least, abbiamo gli stickerini. Tipo di persone che ce li abbiamo ma non li usiamo, perché abbiamo paura di sprecarli, esatto, problema. Abbiamo tantissimi sticker che ci sono arrivati in omaggio con tutti gli unbox che abbiamo fatto di Stationery Pal. Qua dentro veramente ne contengono tantissimi. Poi sempre da Stationery Pal abbiamo preso questi qua a tema notte stellata. Poi questo qui a tema città. Poi abbiamo questo a tema natura. Nell'ultimo video dell'unboxing abbiamo fatto vedere anche tantissimi altri stickers. Non vi rispoileriamo in questo video, ma ve li lasciamo qui nel L'unica cosa che vi spoileriamo è
questo quadernone perché gigantesco. Merita. Hubert o Schubert. Che voi praticamente avete un sacco di pagine adesive e voi tagliate quello che decidete di incollare. Ci sono cose bellissime, tantissime pagine, ve lo straconsigliamo, Stationery Paolo. Questo qui a forma di stelline che ho usato tantissimo. Infatti è quasi finito. Tantissime pagine dedicate a stickers di Tiger. E lei non li ha mai utilizzati perché ha paura appunto di sprecarli. Shoppadoro. Toppadoro! No, vabbè! E niente, con questo finisce il nostro video di oggi. Sappiamo che sarà un video lunghissimo, ma noi veramente abbiamo cercato di riassumere tutta la nostra prima parte di cancelleria. Prima parte sottolineerei perché vi aspettiamo giovedì alle 5:30 con la seconda parte. E alle 18 usciranno le nostre due pennine P6 e P3 Pro logate con scritta Liauri Channel e custodiette di 4 colores. Allora, adesso noi salutiamo 10 persone scelte dal video precedente. Volevo fare anche notare questo spoilerone. Arriverà presto, fidatevi che arriverà prestissimo. Dalia, un bacione. Chiara Pusateri, un bacione anche a te. Claudia, un bacione. Chiara, un bacione anche a te. Sara, un bacione. Amalia, un bacione anche a te. Martina, un bacione. Anna, un bacione anche a te. Vittoria, un bacione. E Costanza, un bacione anche a te. Noi vi diamo appuntamento appunto giovedì con tante cosette nuove. E nulla, buon pomeriggio a tutti e ciao!